7 autisti irregolari per un'azienda della Val di Magra, l'operazione della Guardia di Finanza. Stop agli alcolici per le vie cittadine, l'ordinanza del comune contro la vita notturna molesta. Tariffe agevolate dalla Spezia a Porto Venere per raggiungere Porto Venere via mare per i residenti, rinnovato l'accordo. Fondali puliti, tornalerici, l'iniziativa simbolo in difesa del mare. Utilizzo sicuro del web, alternanza scuola-lavoro e integrazione, l'Unicef spezzina, fa il bilancio. Controlli a tappeto nel settore dell'autotrasporto. La Guardia di Finanza scopre 7 autisti di autobus irregolari in una nota azienda della Val di Magra. I dettagli nel servizio di Selene Ricco, le immagini sono di Sergio Diofili. 7 autisti irregolari sui bus per turisti e croceristi, 4 completamente in nero, altri non avevano invece effettuato le visite mediche richieste o comunque sprovvisti della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza. A scoprirli i militari della Guardia di Finanza di Sarzana, al termine di uno specifico controllo effettuato nei confronti di una nota azienda di autotrasporti della Val di Magra, alla quale è stata applicata una sanzione di 20.000 euro. L'azienda è stata controllata a seguito di alcune segnalazioni rispetto a presunte irregolarità relative ai dipendenti, ai quali era affidata la conduzione di autobus impiegati per gite organizzate, trasporto di turisti che dal porto della Spezia o dall'aeroporto di Pisa venivano portati nelle principali città liguri e toscane. Le informazioni acquisite sono state incrociate con i dati della Polizia Stradale della Spezia, che grazie a una fattiva e costante collaborazione operativa ha fornito le liste degli autisti degli autobus identificati nel corso dei controlli. In una fase successiva l'attività dei finanzieri si è svolta in collaborazione con i funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, nel corso della quale sono stati acquisiti ulteriori elementi necessari per individuare gli autisti irregolari o completamente in nero, che hanno prestato la loro attività lavorativa dal 2015 al 2017. Ha contribuito alle indagini anche l'ASL 5 Spezzino, grazie al quale è stato possibile riscontrare ulteriori irregolarità relative all'inosservanza delle disposizioni che prevedono l'effettuazione delle visite mediche degli autisti e la formazione degli stessi in materia di salute e sicurezza. Motivo per il quale va sottolineato come le irregolarità fiscali e contributive non solo alterano le regole di mercato danneggiando i cittadini e gli imprenditori onesti, ma possono avere conseguenze sulla più generale sicurezza degli utenti. E leggiamo insieme la pagina di cronaca. I vigili del fuoco della Spezia sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi per un incidente stradale avvenuto in viale San Bartolomeo all'altezza del cavalcavia all'inizio di Fossa Mastra. Per dinamiche ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale accorsa sul posto, una moto condotta da un ragazzo del 95 proveniente dal centro città è entrata in collisione con un motocarro che proveniva dalla direzione opposta. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la scena per scongiurare eventuali incendi, mentre il personale medico stabilizzava il ferito per portarlo al pronto soccorso. La viabilità ha subito disagi per tutta la durata dell'intervento. E ora parliamo ancora di cronaca e spostiamoci in Val di Magra. Paura questa mattina intorno alle 10.20 per una fuga di gas a Ortonovo, in prossimità della strada principale che conduce verso il municipio. A causa della rottura di un tubo del gas per alcuni lavori inerenti all'installazione della fibra ottica, ha iniziato a sentirsi un forte odore di gas ed è stata necessaria l'evacuazione di almeno 5 famiglie. Sul posto è intervenuta ACAM, che ha provveduto a ripristinare il guasto. Nel momento in cui i vigili del fuoco hanno verificato che non ci fossero più rischi per la popolazione, le famiglie sono state fatte rientrare. E parliamo ancora di cronaca e andiamo però in Val di Vara, dove a Maissana un contadino anziano è stato colto da un malore improvviso. L'uomo era a bordo di un trattore, è stato colto da questo malore e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi non è stato possibile salvarlo e di conseguenza l'uomo è spirato. Parliamo ancora di cronaca. Nell'ambito dell'operazione a livello nazionale
volta a scongiurare nelle attività di ristorazione l'utilizzo di esemplari tutelati dalla normativa CITES. Nell'occasione, con riferimento all'anguilla europea, i militari del gruppo Carabinieri Forestali della Spezia, coadiuvati dai militari del NAS Liguria e dal personale dell'ASL 5, hanno ispezionato 4 attività di ristorazione asiatica nel territorio spezzino. All'interno di 2 ristoranti sono state effettivamente trovate numerose confezioni di anguilla provenienti dalla Cina, con indicazione però di un'anguilla americana non soggetta a tutela a differenza di quella europea. In uno dei 2 esercizi si è proceduto al sequestro di circa 54 kg di alimenti non conservati idoneamente, con provvedimento di sospensione dell'attività di ristorazione. Con riferimento all'altra, è stata disposta anche la sospensione dell'utilizzo del locale adibito a deposito bevande confezionate sino al ripristino delle condizioni igienico-strutturali. Nel complesso sono state contestate 2 sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro, fatta salva l'attivazione del procedimento penale qualora dalle analisi in corso di effettuazione sui campioni d'anguilla dovesse emergere che si trattava di anguilla europea. E torniamo alla Spezia. Stop alle bevande alcoliche all'aperto dopo le 21 in tutto il centro cittadino. Il sindaco Peracchini vieta la vendita e il consumo di alcolici fuori dai locali e dai dehors tra Viale Aldo Ferrari e passeggiata Morina. Ce ne parla Selene Ericco, le immagini sono di Davide Modina. Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche nel centro storico e nel quartiere Umbertino. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Pierluigi Peracchini e sarà in vigore a partire da domani, venerdì 25 maggio. Dalle 21 fino alle 6 verrà infatti vietata non solo la vendita per asporto, ma anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La somministrazione di bevande sarà consentita solo nelle aree e spazi pertinenziali, anche se temporaneamente autorizzate a carattere stagionali, destinate al pubblico esercizio. Il provvedimento è mirato a tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché la vivibilità dell'area ricompresa tra Viale Aldo Ferrari, Via Fiume, Piazza Sembon, Via 20 Settembre, Passeggiata Morin, Viale Italia e Viale Amendola. Sotto osservazione quindi il quartiere Umbertino e tutto il centro cittadino, le aree nelle quali la vita notturna è più vivace. L'ordinanza, che sarà in vigore sino al 24 giugno, con possibilità di reiterazione qualora fenomeni di degrado nelle aree in questione si dovessero riproporre, è stata sottoposta preventivamente al vaglio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e trasmessa alle associazioni di categoria dei commercianti artigiani. In caso di inosservanza del provvedimento scatterà la sanzione di 300 euro nonché la segnalazione all'ufficio del commercio per l'eventuale limitazione all'attività dell'esercizio commerciale che ha trasgredito. Tariffa agevolata di 5 euro per i residenti anziché 12 per andare via mare tra La Spezia e Porto Venere. Si rinnova anche quest'anno la collaborazione tra i comuni della Spezia e di Porto Venere, Confartigianato e Consorzio di Navigazione Golfo dei Poeti, per incentivare il trasporto marittimo in alternativa a quello su terraferma. La presentazione si è tenuta questa mattina in comune alla Spezia. Ce ne parla Sergio Diofini. Anche quest'anno per i residenti alla Spezia e Porto Venere sarà in vigore la tariffa agevolata di 5 euro andata e ritorno sulla tratta via mare che collega i 2 comuni a fronte della tariffa ordinaria di 12 euro. Il servizio a cura del Consorzio Navigazione Golfo dei Poeti è reso possibile grazie all'accordo tra i comuni della Spezia e Porto Venere, la Confartigianato e lo stesso Consorzio. Assolutamente un beneficio per i cittadini molto importante, per i nostri concittadini, ma non solo, anche dal punto di vista ambientale è un modo diverso di muoversi e di andare nelle nostre bellezze naturali che il Golfo concede a chi vive e a chi viene a visitare il nostro territorio. La tariffa agevolata, oltre a consentire un risparmio rispetto al biglietto di andata e ritorno in bus da e per Porto Venere, consente ai cittadini di raggiungere le spiagge del Borgo Marinaro in modo più facile e confortevole, evitando code e decongestionando il traffico sulla statale napoleonica. Ridurre il prezzo da 12 a 5 euro, il prezzo andata e ritorno Spezia e Palmaria, segue di poco poi l'altra riduzione che è stata fatta nelle tratte delle Cinque Terre, dove il prezzo è stato ridotto da 5 a 2 euro. E il tutto senza interventi pubblici, perché il mancato introito sarà a carico del Consorzio. Sarà inoltre attivato un collegamento via mare che unirà nei soli mesi di luglio-agosto la borgata di Cadimare con Porto Venere, toccando tutte le frazioni del Ponente, e a partire dall'anno prossimo al via un nuovo collegamento con l'Erici.
E per questo è in costruzione anche una nuova imbarcazione che sarà pronta a marzo del 2019. Ci sembrava giusto ed opportuno chiudere questo triangolo tra La Spezia, Lerici e Portovenere, dare la possibilità sia ai turisti che ai residenti di un biglietto unico con la possibilità delle soste in questi tre paesi. Obiettivo: traguardare una mobilità via mare attraverso il Golfo alternativa alla viabilità stradale. Beh, la cosa è affascinante, la stiamo studiando. C'è un'ipotesi di inserimento nel trasporto pubblico locale, anche di tratte che colleghino Spezia con Portovenere e anche con Lerici. Dobbiamo solo verificare la fattibilità e i costi, perché chiaramente tutto questo è condizionato spesso dalle condizioni climatiche, che devono essere chiaramente quelle che garantiscono un trasporto anche sicuro. In una nota stampa, il Comitato Quartiere Umberto I ringrazia pubblicamente il prefetto della Spezia Garuffi per la scelta di Piazza Brin come location della solenne celebrazione della prossima festività del 2 giugno. Sottolinea in una nota il presidente del comitato Jacopo Schiffini, che prosegue: un importante segnale che testimonia la volontà da parte di un'alta istituzione quale la prefettura di riconoscere al nostro quartiere e a Piazza Brin l'attenzione e la dignità che meritano, nella direzione auspicata dalla cittadinanza e per la quale il nostro comitato si sta fortemente spendendo. E sempre il prefetto Antonio Lucio Garuffi e il sindaco Alessio Cavarra hanno sottoscritto questa mattina in prefettura un accordo conforme agli schemi ministeriali che consente a Sarzana di poter chiedere l'accesso ai finanziamenti statali previsti dal decreto Minniti. Si tratta di un patto, ha affermato il prefetto, che si limita ad individuare alcune aree del comune per le quali è stata condivisa l'esigenza di installare sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto alla criminalità, specie quella predatoria. Secondo le disposizioni, l'accordo si configura come atto supposto per richiedere l'assegnazione di fondi statali, il cui termine scade ormai il prossimo 30 giugno. Il comune di Rio Maggiore incrementa i servizi di raccolta rifiuti e adotta nuove regole per migliorare il decoro e affrontare al meglio la stagione turistica. Il comune infatti ha variato le modalità di conferimento dei rifiuti, posticipando a dopo le 23 l'esposizione del rifiuto da parte di tutte le attività commerciali e ricettive. Questa variazione decorre dal 28 maggio e resterà attiva fino alla fine della stagione turistica. Tempo di bilanci per il progetto Cibo e Mindfulness realizzata da IESCOM con il sostegno della Fondazione Carispezia. Vediamo il nostro servizio, le immagini sono di Davide Morina. Gli esiti finali del progetto Cibo e Mindfulness nelle scuole dell'infanzia: diminuire la selettività alimentare in bambini con e senza diagnosi di disturbo dello spettro autistico sono stati presentati questa mattina nella sede della Fondazione Carispezia, uno dei tre progetti selezionati e finanziati dalla Fondazione attraverso il bando Ricerca applicata in campo medico 2015-2016. Alla presentazione hanno preso parte Giovan Battista Presti, vicepresidente IESCUM, Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano, Silvia Cau, ricercatrice e referente scientifico del progetto, Franco Giovannoni, responsabile del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile dell'ASL 5 Spezzino, Lucia Castiglia, responsabile dei servizi educativi dei nidi delle scuole di infanzia comunali, Maria Paola Buchignani e Valeria Dentici. I dati raccolti hanno consentito di verificare come effettivamente le strategie che la letteratura scientifica riporta come efficaci lo siano state anche nel corso dello studio Cibo e Mindfulness nelle scuole dell'infanzia. L'obiettivo che ci siamo dati, e pensiamo anche di esserci riusciti, è dare ai bambini una maggiore consapevolezza alimentare e al contempo condurli giocosamente all'assaggio crescente di frutta e verdura in alternativa agli snack, ha detto il dottor Giovannoni. Gli esiti finali del progetto sono stati presentati anche nel pomeriggio a insegnanti e genitori nei locali della Mediateca regionale Sergio Fregoso. A 40 anni dall'approvazione della legge 194, le sentinelle in piedi organizzano una veglia in difesa della vita. Alle 15 del 26 e 27 maggio, presso la chiesa dell'ospedale Sant'Andrea
L'associazione Ora e Clavora per la Vita terrà preghiera per i bambini non nati, al termine della quale i partecipanti si ritroveranno attorno al camion vela di Provita per una foto ricordo. Poco più tardi alle 18:50 le sentinelle in piedi veglieranno in Piazzetta del Bastione nell'ambito della Veglia Nazionale per la Vita. Lucid, Unione Cristiana, imprenditori e dirigenti organizza per venerdì 25 maggio alle 18 nella sala conferenze di Casa Massai in via Cadorna al primo piano il tradizionale periodico incontro. La conversazione che si terrà è intitolata L'alta formazione pubblica post diploma di maturità alla Spezia, stato e prospettive. La conversazione sarà introdotta dal dottor ingegnere Roberto Guido Sgherri, presidente dell'Istituto Tecnico Superiore della Spezia. Seguirà il consueto scambio di opinioni. L'invito è esteso a tutte le persone che possono essere interessate a partecipare. Prosegue il piano di pulizia settimanale dei quartieri e dei portici cittadini. Sabato 26 maggio dalle 7 alle 14 l'intervento di pulizia interesserà il quartiere Migliarina Stazione. Sempre sabato il lavaggio porticati sarà effettuato dalle 4 alle 10 in via Vittorio Veneto, da Piazza Europa a via Dalmazia. Confartigianato, Imprese La Spezia organizza un corso accesso all'autotrasporto di merci da 1,5 tonnellate a 3,5 tonnellate, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della durata di 74 ore, con inizio il 30 maggio nella sede di via Fontevivo a La Spezia. Il conseguimento dell'attestato di capacità professionale, valido in tutti i paesi dell'UE, è requisito indispensabile per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. Torna a Lerici l'appuntamento con la manifestazione Fondali Puliti, un'iniziativa diventata simbolo di rispetto e tutela dell'ambiente marino. L'operazione di recupero è in programma per domenica 27 maggio a partire dalle 10:30. Oggi la presentazione in sala consigliare a Lerici. Ce ne parlano Selene Rico e Davide Morina. Lerici si prende cura del mare. Torna il tradizionale appuntamento con l'operazione Fondali Puliti, l'iniziativa di recupero di oggetti e rifiuti dal fondale sabbioso della baia lericina. Domenica 27 maggio alle 10 su Calata Mazzini saranno formati gruppi di volontari che si immergeranno per procedere poi con il recupero. Sarà loro consegnato tutto il materiale necessario all'operazione, utile al rinvenimento dei rifiuti dal fondo. Alle 10:30 sarà dato ufficialmente il via all'attività, che si svolgerà in uno specchio d'acqua delimitato dai filari di piccole boe. Ci saranno circa 100 subacquei, i quali puliranno una zona delle zone già predestinate della rada di Lerici. Come ogni anno, poi tutto quello che viene raccolto verrà messo in un container e verrà portato via. Prima dell'immersione i volontari saranno istruiti sulle tipologie di materiale da recuperare. Andiamo dalle batterie ai grossi razzi di segnalazione e negli ultimi anni ci siamo attrezzati anche per tirar su le barche in vetroresina affondate in seguito alle mareggiate. L'unica cosa che non tiriamo su, perché riteniamo che possa essere pericolosa come recupero, sono dei pezzi di cavo, di ormeggio, eccetera, perché potrebbero comportare l'inceppamento dei subacquei. Ad attendere i volontari, terminato l'intervento, una ricca spaghettata direttamente servita lungo il molo di Lerici. Il progetto è promosso da Lega Ambiente e organizzato dalla Lega Navale con la collaborazione di Lerici Sub, delle associazioni subacquee di tutto il nord Italia e con il patrocinio del comune di Lerici. La manifestazione, simbolo di rispetto e tutela dell'ambiente marino, è diventata un appuntamento stabile che si svolge ogni anno all'inizio della stagione estiva. Una manifestazione a cui tengo moltissimo e a cui tiene tutto il comune di Lerici, oltre che sotto il profilo affettivo, perché ormai è un appuntamento costante. Si tratta di una manifestazione che si basa su valori che sono valori assoluti, che il comune di Lerici intende valorizzare: il rispetto del mare, il rispetto dell'ambiente, la pratica dell'attività sportiva. L'evento sarà anche l'occasione per l'amministrazione comunale di consegnare le bandiere blu ai titolari degli stabilimenti balneari a cui è stato assegnato il prestigioso riconoscimento. Per noi ha un significato particolare in questi anni, perché sappiamo che le spiagge sono diventate una realtà che non solo, diciamo, che ha un'importanza ambientale e per il divertimento dei nostri concittadini, ma anche una forma
forte valenza a livello finanziario per il nostro bilancio. Sono 29, arrivano da Ginevra le Porsche che domani, venerdì 25 maggio, saranno alla Spezia, fissando come punto di raduno il parcheggio Europa Park, dove rimarranno tutta la giornata. A questo evento si aggiunge anche il taglio del nastro di Beyond i Park, sopra e sotto la mostra d'arte che domani alle 17 inaugura proprio nell'Europa Park, il parcheggio interrato di Piazza Europa, realizzato e gestito dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua società Europa Park SRL. Convegno questa mattina nel Salone della Provincia della Spezia, a conclusione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro organizzati dal locale Comitato UNICEF, che hanno riguardato l'inclusione di bambini stranieri e l'utilizzo sicuro del web nelle classi delle scuole primarie. Servizio di Sergio Diofili. Tutelare i minori attraverso l'uso responsabile della rete e il contrasto al cyberbullismo. Presentati questa mattina gli esiti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro organizzati dal Comitato UNICEF della Spezia, presieduto da Aldo Benedetti, incentrati sull'inclusione dei bambini stranieri e l'utilizzo sicuro del web nelle classi delle scuole primarie. Non soltanto la finalità di un progetto, ma anche e soprattutto una buona pratica di alternanza scuola-lavoro. I ragazzi, insieme ai professori e ai volontari dell'UNICEF, del Comitato di La Spezia, hanno fatto un percorso di formazione. Successivamente, una volta preparati, sono andati nelle classi elementari e con i bimbi delle elementari hanno ridiscusso la tematica di internet. E i bimbi delle elementari hanno anche prodotto dei materiali che sono qua presenti, dei disegni per raccontare un po' la loro esperienza di internet e fargli conoscere un po' meglio che cos'è il mondo di internet. Studenti che a loro volta sono stati preventivamente formati da esperti in psicologia, pedagogia, informatica e dell'area legale. I ragazzi delle superiori vivono un momento di formazione, di interazione tra loro, che non sempre è scontata, e sentirsi anche responsabili di un progetto nei confronti di ragazzi più piccoli di loro. Al primo progetto hanno preso parte 21 studenti del Liceo delle Scienze Umane Mazzini, che hanno supportato 20 classi delle scuole primarie della città. Il secondo progetto, sulla tutela dei minori attraverso l'uso responsabile della rete, ha impegnato 63 studenti dell'Istituto Fossati da Passano. Il valore aggiunto sta nel fatto che questi ragazzi abbiano avuto necessità di prendersi cura di ragazzi più piccoli, spiegando loro le difficoltà, i rischi anche di navigazione in rete, e questo credo che sia un valore aggiunto anche dal punto di vista educativo, non solo tecnico. Attraverso l'uso di materiale audiovisivo da loro prodotto, gli studenti hanno spiegato agli alunni di 44 classi quinte delle scuole primarie come utilizzare in modo responsabile la rete, prevenendo così forme di esclusione, discriminazione, bullismo e cyberbullismo. È un progetto innovativo perché è un progetto di peer education, educazione fra pari. È un progetto nostro. È unico in Italia, cioè non ce ne sono di uguali, infatti c'è anche interesse da parte dell'Unicef nazionale e anche siamo sotto l'attenzione dell'ufficio scolastico provinciale, quindi del provveditore. Ieri ho ricevuto dall'ANPI Lerici l'invito motivato dai toni collaborativi a non procedere all'intitolazione Emilio Manfredi della scalinata che dal molo sale al castello, risposto positivamente in considerazione dell'autorevolezza dell'interlocutore e della condivisione delle motivazioni espresse a Emilio Manfredi, che non è una medaglia al valor militare tra le tante, come ho letto che qualcuno afferma, bensì l'eroe di una azione che ha cambiato il corso della storia, nella cui ricorrenza si festeggia la Marina Militare Italiana, si intitolerà un altro luogo pubblico di pari prestigio che stiamo individuando assieme all'ANPI Lerici. Lo ha dichiarato su Facebook il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. La scalinata quindi resta intitolata alla Castellana, ma di quindi polemica chiusa. Ultimo appuntamento della rassegna di incontri Immagini della Contestazione organizzata dalla Spezia Film Festival insieme all'associazione B52. Domani, venerdì 25 maggio alle 17, al Cinema Nuovo della Spezia si terrà la proiezione del film Alla Rivoluzione sulla Due Cavalli di Maurizio Sciarra,
vincitore del Pardo d'Oro 2001 al Festival del Cinema di Locarno. Sarà presente anche lo scrittore spezzino Marco Ferrari, autore del libro da cui è stato tratto il soggetto del film e sceneggiatore dell'opera. I colori dell'arcobaleno è il titolo dell'iniziativa che si terrà sabato 26 maggio al Centraliende dalle 15.30 alle 18.30. Un'occasione per le famiglie, gli amici a due, quattro zampe sotto il segno dell'integrazione. Sentiamo la nostra intervista, le immagini sono di Raffaele Maulella. Il Centraliende sabato ospita per tutto il pomeriggio un evento davvero particolare, diciamo per amici a due e a quattro zampe. Si chiama I colori dell'arcobaleno. Qual è la finalità di questa giornata? La finalità di questa giornata è l'integrazione dei ragazzi e anche dei pelosi, perché no, e dimostrare che anche col corpo si può raccontare delle relazioni. E quindi ci sono dei laboratori strutturati con delle figure professioniste all'interno e che riguardano il corpo, ma non solo, anche i colori e la danza, la musica e anche delle storie raccontate, come se fosse un piccolo teatro. In più poi abbiamo un laboratorio con educatori cinofili all'interno, dove i bimbi potranno essere a contatto con dei cani, assolutamente educati da loro, e possono scoprire il bello della relazione con un animale. Tutti questi laboratori serviranno anche a sostenere un'associazione? Sì, è un'associazione che è nata da poco tempo e è il Mondo di Isa, il corpo delle emozioni, e viene fatto apposta per raccogliere i fondi per riuscire a ristrutturare un centro e verrà messo poi a disposizione per i ragazzi abili e disabili e i professionisti per fare formazione. L'associazione è molto particolare perché lavora soprattutto col corpo, quali sono le attività che porta avanti? Allora, il nome è il corpo delle emozioni, che è stato un modo di definire questo lavoro corporeo legato all'analisi personale e al nostro viaggio. Quindi il corpo delle emozioni identifica questa cosa. Il mondo di Isa è uno spazio dove è possibile proporre questa esperienza emotiva, direi definirla così, da 0 anni a 100. E le donne dell'oncologia che amo profondamente, che quindi abbiamo col gruppo dell'abbraccio. In chiusura veniamo allo sport. Ci tenevo a ringraziare di cuore il presidente onorario Gabriele Volpi e tutto lo Spezia Calcio per questa splendida esperienza che oggi termina. Alberto Gilardino lascia dunque lo Spezia. La notizia trapelata ieri è diventata quindi ufficiale con un messaggio sul sito della società, in cui il campione del mondo 2006 ha voluto salutare la maglia bianca. Nella mia carriera ho sempre accolto tutte le sfide che si presentavano e sono felice di aver accettato questa ulteriore esperienza in Serie B, che ho portato a termine sempre con professionalità e voglia di fare bene, ha scritto Gila. Ora con calma e con la mia famiglia valuterò cosa fare nell'immediato futuro. Ad aver pesato sulla decisione sarebbero state le contestazioni mosse dalla tifoseria dopo il rigore fallito contro il Parma. Ma secondo altre voci che trapelano in società ci sarebbe anche la non sempre buona forma fisica che ne ha condizionato il rendimento. Dell'addio di Gilardino e del bilancio della stagione dello Spezia Calcio, conclusa venerdì scorso, si parlerà questa sera nell'ultima puntata di Voglia di Spezia, in onda alle 21.30. E in chiusura veniamo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Sulla costa, sia al mattino che al pomeriggio, il cielo sarà soleggiato, l'umidità sarà su valori medio-alti, i venti soffieranno deboli, variabili, a prevalente regime di brezza, il mare sarà poco mosso, le temperature oscilleranno tra una minima di 15 gradi e una massima di 22 gradi. Per questa edizione del TLS Giornale, questa era davvero l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud, arrivederci.